Avete mai immaginato come sarebbe vivere una vita in cui ogni nuovo giorno porta crescita, abbondanza e realizzazione? Benvenuti a un momento di trasformazione e di profonda ispirazione. Oggi vi invito a unirvi a me in un viaggio spirituale unico, dove le parole diventano ponti verso la prosperità e la pace interiore. In questo spazio sacro di riflessione, scopriremo i segreti ancestrali e i sussurri divini che promettono di elevare le nostre vite ad altezze di abbondanza e felicità mai immaginate prima. Mentre il mondo intorno a noi gira a ritmo serrato, spesso ci perdiamo nel rumore e nel caos. Ma ora è il momento di fermarsi, fare un respiro profondo e permettere a una nuova energia di avvolgerci completamente. Siamo qui per riaccendere la fiamma della speranza e della fede, per ricordare e rivendicare il nostro diritto divino alla prosperità e al successo in tutte le sue forme. Questo video è un invito a tutti coloro che cercano non solo di sopravvivere, ma di prosperare. Per chi vuole trascendere le limitazioni ed esplorare le infinite possibilità che la vita offre. Preparatevi a essere guidati attraverso parole che guariscono, elevano e trasformano. Unitevi a noi in questo incontro con il sacro, dove ogni parola e ogni momento sono dedicati a nutrire la vostra anima e ad arricchire il vostro spirito. Apriamo insieme le porte dell'abbondanza e percorriamo un sentiero illuminato di successo e gratitudine. Preparatevi a intraprendere un viaggio trasformativo verso l'abbondanza con una preghiera segreta che è più di un semplice insieme di parole, è la chiave che sblocca la prosperità e il successo finanziario. Questo mese, allineatevi con le frequenze della ricchezza attraverso una preghiera fortemente ispirata, creata appositamente per coloro che desiderano un miracolo finanziario immediato. Nel video che vi presentiamo, troverete una formula divina in grado di aprire strade e superare le barriere dell'incertezza economica. Lasciate che questa preghiera sia il vostro faro di speranza, guidandovi attraverso le onde turbolente delle avversità fino alle acque calme della sicurezza finanziaria. Aprite il cuore e la mente, permettendovi di ricevere le infinite benedizioni dell'universo. Visualizzate la prosperità finanziaria che riempie la vostra vita, dissolvendo tutti gli ostacoli e attirando ricchezza senza misura. Connettetevi profondamente con il divino e sentite la garanzia che i vostri bisogni finanziari saranno soddisfatti con urgenza. Non perdete questa opportunità di trasformazione. Se sei attratto da questa conoscenza e vuoi scoprire altre potenti preghiere come questa, aiuta il nostro canale a crescere, iscriviti, metti mi piace, commenta e condividi questo video. Così facendo, aiutate YouTube a capire che questo contenuto è prezioso e a consigliarlo a molte altre persone. Sono immensamente grato a tutti coloro che contribuiscono a rendere questo canale il principale riferimento mondiale per le preghiere potenti. Per ricevere un'incredibile benedizione, lasciate nei commenti la seguente frase: sono degno di tutta l'abbondanza che l'universo ha da offrire. Credete, ricevete e preparatevi ad assistere a una spettacolare trasformazione della vostra vita finanziaria. L'abbondanza è più di un desiderio, è un diritto divino. Abbracciate la prosperità che vi aspetta. Mi connetto con il divino creatore, la fonte inesauribile di luce e amore che governa i cieli e la terra con saggezza e giustizia. Oggi, con umiltà e cuore aperto, cerco la sua guida divina per affrontare i viaggi terreni. Di fronte alla grandezza della tua creazione, riconosco i miei limiti e chiedo la tua guida per superare le sfide della vita. O Signore, davanti a te invoco la tua sacra presenza nel mio cammino, soprattutto ora che cerco prosperità finanziaria e risorse urgenti per questo nuovo mese. Con fede incrollabile, ti imploro di illuminare le mie decisioni e le mie azioni, allineandole alla tua volontà per il bene più grande. Che la mia vita sia uno specchio della tua generosità e del tuo amore, permettendo alla tua luce di risplendere attraverso di me e di toccare coloro che mi circondano. Apri le porte del cielo, o Padre, e inonda me e tutti coloro che fanno eco a questa preghiera con le benedizioni della prosperità e della giustizia. Che le strade verso la ricchezza finanziaria si aprano chiare e illuminate, guidate dalla tua mano protettrice. Insegnami a essere un custode della tua ricchezza, a usarla con saggezza, generosità e discernimento a beneficio di tutti. Che il mio cuore sia sempre grato per ogni dono che ricevo e che io possa condividere con gioia ciò che ricevo da te. In questo momento di connessione e preghiera, mi unisco all'energia divina dell'universo, agli esseri di luce e alla forza cosmica che permea ogni cosa. Insieme creiamo un campo vibrazionale di abbondanza, attirando opportunità, soluzioni e prosperità immediata nella nostra vita. Confido che tu sia sempre con me, affido le mie preoccupazioni e i miei bisogni finanziari nelle tue mani, certo che provvederai secondo la tua ricchezza e la tua gloria. Che sia così e che sia fatto, con la potenza della tua parola e la forza della nostra fede comune. Amen. O grande architetto dell'universo, il cui nome risuona come una sacra melodia, lodiamo la tua magnificenza dall'alba al tramonto. Il tuo nome è un santuario di speranza e forza, benedetto eternamente in ogni respiro della creazione.
Tu, che regni al di sopra di tutte le nazioni, la cui gloria trascende gli immensi cieli, chi osa paragonarsi a te? Tu, che dimori nei cieli più alti, eppure inclini il tuo sguardo a osservare le minuzie dei cieli e della terra. Con divina compassione, sollevi gli svantaggiati dal fondo della disperazione, trasformi i poveri in principi e benedici gli umili con onore e dignità. Celebriamo la tua capacità di trasformare la sterilità in maternità gioiosa, riempiendo le case di risate e di vita. Nel vasto cosmo delle tue provvidenze, mio Dio, hai promesso di soddisfare ogni nostro bisogno secondo le ricchezze della tua gloria in Cristo Gesù. Che questo mese sia una testimonianza vivente della tua infinita generosità e della tua miracolosa disponibilità. Guidati dal comandamento divino di cercare prima il tuo regno e la giustizia, apriamo i nostri cuori alla pienezza della vita, fiduciosi che tutto il necessario ci sarà concesso. Insegnaci a onorarti con le nostre risorse e, in cambio, fa che i nostri cuori trabocchino di abbondanza. Se onoriamo il tuo nome e seguiamo i tuoi precetti, apri le cateratte del cielo e riempici di innumerevoli benedizioni. Che la fedeltà nel nostro cammino finanziario sia ricompensata con un'effusione della tua grazia e della tua prosperità. Nella supplica, invoco la guida del Sommo Pastore. Guidami verso pascoli più verdi e acque tranquille di opportunità e prosperità. Che la benedizione del Signore, che arricchisce senza dolore, riempia questo mese di pace e gioia, liberandomi da preoccupazioni e paure. Affermo la mia fede nell'attrazione dell'abbondanza finanziaria. La ricchezza mi fluisce in modo naturale, aprendomi la strada a nuove opportunità di successo finanziario. Allineata con le forze dell'universo, confido che la prosperità mi venga incontro a ogni passo, riempiendo la mia vita con la sua infinita generosità. O Divina Provvidenza, chiedo che la tua mano protettrice mi guidi lungo i sentieri della prosperità finanziaria. Che il mio cuore sia sempre grato e disposto a condividere le benedizioni che ho ricevuto, e che la tua luce e il tuo amore ispirino e arricchiscano coloro che mi circondano durante il mio cammino. In questo sacro momento di preghiera, mi unisco ai cuori e alle menti di tutti coloro che cercano di soddisfare i loro bisogni urgenti. Stiamo insieme in un campo vibrante di fede e speranza, fiduciosi nella tua promessa di provvidenza e prosperità. Grato per la tua infinita bontà e potenza, attendo con gioia le strade che aprirai e le benedizioni che riverserai nella mia vita. Che le porte della prosperità siano sempre aperte per me e che io possa attraversarle con fiducia, abbracciando un futuro finanziario luminoso e pieno di possibilità. Mentre cerco la tua provvidenza per prosperare, mi rendo conto che il vero successo va oltre l'abbondanza materiale, abbraccia una vita di realizzazione, gioia e gloria in ogni aspetto. Perciò, o fonte divina di saggezza, guidami nel coltivare un essere integro ed equilibrato. In primo luogo, che io possa dedicarmi al continuo autosviluppo. Che l'istruzione e l'ampliamento delle competenze siano sempre parte del mio cammino, rafforzando il mio spirito e ampliando la mia capacità di contribuire al mondo. Che ogni nuova esperienza di apprendimento sia un mattone nella costruzione della mia felicità e del mio successo. Concedimi anche la resilienza necessaria per superare le sfide. Che io possa affrontare le battute d'arresto con coraggio, imparando da ogni errore e rimanendo saldo nel mio proposito. Che il mio cammino sia segnato da una determinazione incrollabile, anche di fronte alle avversità. Che io possa coltivare relazioni positive e arricchenti. Che le persone della mia vita mi portino sostegno, gioia e nuove opportunità. Che io, in cambio, possa essere per loro un pilastro di forza e generosità, rafforzando i legami di fiducia e di rispetto reciproco. Ispirami ad avere una visione chiara del mio futuro, con obiettivi ben definiti. Che io sappia stabilire obiettivi e seguire un piano che guidi le mie azioni, mantenendomi motivato e concentrato su ciò che conta davvero. Che ogni passo sia guidato da questa visione, avvicinandomi alle mie aspirazioni. Aiutatemi a mantenere un sano equilibrio tra la mia vita personale e quella professionale. Che non perda mai di vista l'importanza di prendermi cura di me stesso, dei miei cari e delle mie passioni. Che questo equilibrio sia la base per una vita piena e soddisfacente. Che la gratitudine e la positività siano sempre presenti nel mio cuore. Che io possa celebrare ogni risultato ed essere grato per ogni benedizione, mantenendo un atteggiamento di abbondanza che attiri ancora più successo e gioia nella mia vita. Impegnarmi per il benessere degli altri condividendo le mie benedizioni. Che la mia esistenza non sia solo un ricevere, ma anche un dare. Che ogni atto di gentilezza e ogni contributo alla comunità rifletta l'amore e la generosità che emanano da voi. Infine, che io possa prendermi cura della mia salute fisica e mentale. Che la forza del corpo e la pace della mente siano le basi del mio cammino, permettendomi di affrontare ogni giorno con vigore e chiarezza. Che questi principi mi guidino e mi plasmino, rendendo la mia vita un riflesso della sua grande generosità e del suo amore. In questo modo, cammino con fede e speranza, sapendo che ogni passo è accompagnato dalla tua presenza illuminata.
Amen. Quando percorriamo il cammino della vita con la guida divina, ogni esperienza diventa un'opportunità per crescere e diventare versioni migliori di noi stessi. Possa questo viaggio non limitarsi al raggiungimento di obiettivi personali, ma vivere secondo valori che si riverberano ben oltre la nostra esistenza individuale. Che ogni passo compiuto sia un'espressione di gratitudine per ciò che abbiamo e una manifestazione di fede in ciò che deve ancora venire. Mentre rifletto sui principi che abbiamo condiviso oggi, incoraggio tutti a prendere a cuore queste parole e ad applicarle nella loro vita quotidiana. Che queste pratiche non siano solo momenti di riflessione, ma diventino azioni concrete che portino a una vita piena di successo, gioia e realizzazione. Ricordate che la vera misura del nostro successo è data dall'armonia che riusciamo a creare tra il nostro mondo interiore e le nostre azioni esterne. Nella certezza di essere sotto l'infinita protezione e guida divina, andiamo avanti con speranza e determinazione. Che possiamo essere testimoni delle benedizioni che derivano non solo dalla prosperità materiale, ma soprattutto da uno spirito arricchito dalla bontà e dalla verità. Che il nostro cammino sia segnato dalla luce della saggezza e dell'amore divino, che illumini ogni sfida e celebri ogni vittoria. E ora, se siete stati ispirati da queste parole e credete nel potere trasformativo della preghiera e della fede, vi chiedo di condividere questo video. Diffondendo questo messaggio, non solo estenderete la portata di una fede positiva, ma contribuirete anche a costruire una comunità di sostegno e speranza. Condividete insieme e seminiamo abbondanza e luce nella vita di molti.